Ma buongiorno giorno, parliamo oggi di Margot Robbie e Harley Quinn. Sapete no, quella cattivaccia di Suicide Squad da cui ogni cosplayer femmina del mondo si è travestita nel 2016. E anche molti cosplayer maschi. No dai, scherzo. Ok, forse no. Comunque, per poter diventare una vera Harley, Margot ha dovuto seguire regole molto precise e severe. Se volete capire di cosa parlo, vi consiglio assolutamente di guardare il video, perché potreste scoprire misteri molto, misteriosi. Ma prima fate un giretto sulla pagina Instagram del canale, per meme divertenti che forse vi strapperanno un sorrisino. E se siete seduti o sdraiati a una mezza via, quindi seduraiati, cominciamo. Prove. Sapete cosa distingue un bravo attore da uno meno capace? No, beh, non l'Oscar, altrimenti farebbero tutti schifo, ma le prove e i metodi di recitazione. Ogni volta prima delle riprese vere e proprie, Margot Robbie aveva l'abitudine di eseguire una particolare routine, che comprendeva preparazione mentale e prova del copione con il personaggio che avrebbe partecipato alle sue scene maggiormente. Quindi in questo caso Jared Leto. Ma per diventare Harley le era stato chiesto di non fare alcun tipo di prova, ma solo di impararsi le battute. Il regista voleva una cosa più realistica possibile tra di loro e folle. Voleva che ogni suo incontro con Leto fosse per la prima volta sotto i riflettori durante le riprese vere e proprie. No, oh, che romanticoni, se non fosse per il fatto che ogni volta che la vedeva Jared Leto regalava cose stranissime a Margot Robbie, tipo un topo morto. Ma vabbè, dettagli. Voce. Chi sa dirmi qual è stata la parte più apprezzata di Harley Quinn nel film? No beh, non diamo risposte sconce, lo so già che vorreste dire i suoi vestiti. Invece era la sua voce. Una delle cose che ha dovuto fare era cercare di parlare come una ragazza tonta e superficiale, ma senza mai avere una voce troppo acuta. E come sappiamo, per le ragazze è difficile, visto che ci nascono con le voci acute, non è mica colpa loro. Per riuscire nell'impresa titanica, Margot Robbie ha dovuto guardare tutti gli episodi in cui appariva Harley in Batman e imparare a memoria il suo tono di voce. Ma non solo. Il regista le ha detto che doveva obbligatoriamente scaricare gli audio di una ragazza che si chiamava Karen in un film chiamato Quei bravi ragazzi. Questa Karen era un personaggio immaginario con una voce e una personalità molto simile a quella del personaggio di sì. Tutto questo ha reso la voce di Harley davvero inimitabile. Costume. Lo so che aspettavate questa parte, maschietti, ma calmi tutti. Non pensiate a Margot Robbie sia piaciuto tanto indossare quegli shorts così corti. Mentre a tutte le cosplayer del mondo, come detto prima, era piaciuto il suo costume. E ecco, anche qualche cosplayer maschio. Lei li ha detestati. Dopo tutto l'impegno che aveva messo nel creare il personaggio, non voleva la gente si soffermasse, ecco, sul suo di dietro, ma che notasse le sue capacità da attrice. E così è stato per il 50% del mondo. L'altro 50% aveva la testa altrove durante il film. Fortunatamente per lei sembra che in Birds of Prey l'abbigliamento sarà differente e addirittura indosserà i pantaloni lunghi. Che dite voi? Era bello il suo costume? Doveva perfino tenerlo addosso quando andava in una pausa pranzo. Era obbligata a fare tutto ciò e non diceva niente perché ci teneva tantissimo a recitare tale parte. Pelle. Oltre al fatto che doveva per forza indossare un costume che comunque alla fine ha apprezzato, si è dovuta sottoporre a ogni genere di preparazione anche di pelle. Se avete notato, la sua era davvero molto più bianca rispetto a quella degli altri eroi nel cast. Ecco, questa pelle per essere ottenuta non poteva solo essere dipinta e poi ripassata con il fondotinta. Le era proibito durante tutto il periodo delle riprese andare sotto al sole o al mare. Immaginate, nemmeno in costume poteva stare. Pure in estate doveva coprire più corpo possibile, il contrario di qualunque normale ragazza. Per di più la sua preparazione al make-up richiedeva più di 3 ore, ad ogni giorno di ripresa. Per questo motivo non poteva fare pause rilassandosi come gli altri. Aveva più di 20 tatuaggi nel corpo temporanei, che ovviamente la sera con la doccia andavano via. E quindi ogni giorno gli artisti dovevano rimetterglieli nello stesso identico posto. E lei doveva rimanere immobile tutto il tempo. Immaginate che solletico quando le toccavano i punti più sensibili. Io avrei mandato a monte tutto perché non riesco mai a stare fermo. E pausetta etta quiz. Se volete prendere delle patatine o dei cracker è il momento giusto. E se volete andare in bagno a fare la prima, approfittatene. L'ultima volta avevo chiesto chi fosse questa donna, ed è Meena Raghavan, famosissima in India perché pratica ancora, nonostante la sua età, la famosa arte marziale indiana chiamata Kalaripayattu. E noi ci vediamo al prossimo video per il prossimo quiz, perché non mi è venuto niente in mente stavolta. Sopracciglia.
Una delle cose più tragiche che ha passato Margot Robbie per diventare Harley Quinn riguarda le sue sopracciglia. Il primo giorno di riprese, a sorpresa, senza nemmeno mandare un messaggio WhatsApp, gliele avevano rasate, per poi disegnargliele e dargli un aspetto più cartunesco. Non capisco bene il motivo. Comunque lei all'inizio si rifiutava categoricamente, solo che alla fine ha accettato, non poteva fermare le riprese per una cosa del genere. Acqua. No, non è che non potesse bere, così è un po' estremo, non deve mica recitare la parte di un cammello. Vi ricordate per caso una delle parti più importanti del film dove Joker e Harley vengono inseguiti da Batman e finiscono sott'acqua, con la macchina sbrilluccicosa? Ecco, quella parte è importante perché è stata usata anche nei trailer vari. E Margot Robbie ha dovuto veramente esercitarsi a trattenere il respiro sott'acqua. Il regista le aveva chiesto di annegarsi ogni mattina la testa per almeno un minuto. Wow, bella roba appena svegli. Ma lei è andata oltre e ha deciso di imparare ogni genere di tecnica per riuscire a resistere quasi 5 minuti. Ovviamente è disumana una cosa del genere, ma le ha permesso di rendere al meglio una scena fin troppo importante per la riuscita del film. Io ho paura di affogare quando mi addormento sulla vasca da bagno, non immagino lei come abbia fatto. Workout. Sfortunatamente per lei, avendo avuto un costume così scoperto, doveva assolutamente seguire una routine molto precisa per modellarsi a modo per la parte. Doveva quindi diventare magra e avere giusto quel poco di muscoli che comunque le consentisse di avere la massima flessibilità. Come ricorderete, è davvero molto, ma molto flessibile nel film. Quindi, oltre a esercizi cardio, faceva anche un po' di balletto e yoga, per concludere poi con allenamenti estenuanti dove indossava dei pesi alle caviglie e alle braccia, sì, un po' alla Dragon Ball. Anche per Birds of Prey, a quanto pare, seguirà la stessa routine. Infatti già da ora si sta allenando, e a quanto pare nel film sarà più agile che mai. E come per Suicide Squad, dovrà fare la maggior parte delle scene stunt senza usare una controfigura. Mentre prima doveva eseguire pose stranissime in un costume fin troppo vistoso, in Birds of Prey dimostrerà finalmente anche le sue capacità fisiche, senza distrarre lo spettatore con altro. E mi viene da dire solo buona fortuna. La dieta. Ovviamente alla palestra e all'esercizio bisogna aggiungere una dieta adeguata, altrimenti è come mettere acqua in uno scolapasta. Per Robbie questa parte è stata forse la più tosta di tutte, perché ama mangiare qualche hamburger di tanto in tanto, come tutti noi o no? Per diventare Harley Quinn ha dovuto mangiare solo cose sane e specialmente carote. Non ho capito bene perché e non penso per diventare agile come un coniglio. Mentre tutti gli altri del cast mangiavano più o meno quello che volevano, lei per mesi e mesi ha dovuto rinunciare ai suoi amati panini con carne di manzo grigliata. E tutti i chupa chup che si leccava nel set erano senza zucchero. Oh mio Dio, che agonia. Eppure ora, per il prossimo film, si sta di nuovo dilettando con carote e verdure di ogni genere. Secondo me prima o poi un coniglio lo diventa. Speriamo ne valga la pena, perché sembra i ritmi di lavoro stiano richiedendo molto molto cibo proteico all'attrice, per starci dietro, e a volte è costretta a sgarrare a causa dello stress. Sicurezza. Come saprete, entrare a far parte di film importanti e diventare una vera e propria star è una fantastica cosa di sicuro. Margot Robbie ha un merchandise incredibile tutto con il suo volto e ha creato una vera e propria cultura cosplayana nel mondo. Ancora oggi tantissimi si vestono come lei nel film, ma oltre alle cose materiali abbiamo anche il fattore umano da considerare. Molti sono stati fan un po' troppo esaltati, che più di una volta hanno provato a toccarla senza il suo permesso. Diventare famosi comporta pure questi rischi ed è stata costretta a pagare di tasca sua qualche bodyguard in più per farsi proteggere. Questa è la parte che le è piaciuta meno del recitare Harley Quinn. Ma è comunque felicissima perché farà di nuovo questo personaggio e spera soltanto che in futuro le persone capiscano che non possono infastidirla 24 ore su 24. Anche lei ha la sua vita privata da mandare avanti. Regole della DC. La DC ha delle regole molto precise da far rispettare. Ha un intero libro di queste cose. Se ricordate, Suicide Squad non era un film solo per adulti come il Joker. Questo perché la compagnia voleva seguire la scia di Avengers, pensando sarebbe riuscita a ottenere lo stesso successo. Ma come sappiamo tutti, non fu così. Margot Robbie, nonostante la parte che richiedeva di diventare una stronza dentro e utilizzare linguaggio non appropriato, è stata costretta prima delle riprese a togliere un sacco di parolacce e battute spinte, a cui aveva lavorato per settimane. Questa cosa potrebbe cambiare con Birds of Prey. Grazie al successo del Joker, la DC si sta ricredendo sul rating dei suoi film futuri. Non c'è bisogno che siano per forza adatti a tutti i bambini nel mondo.
per avere successo e il prossimo film di Margot Robbie si prospetta qualcosa di unico anche per questo motivo. Con questo concludiamo, che dire, è sicuramente un'attrice molto brava, ma ha davvero tante regole da seguire. Noi ci sentiamo alla prossima, gente, stesso posto, stessa voce e orario diversissimo. No, meglio non farlo con la bocca, l'intro.